Della partita di coach Sacripanti, questo lo stesso pare che ok nei microfoni non si dovrebbe sentire. Spero. Spero. Sono due punti molto importanti per la classifica, sono due punti molto importanti per il momento che stiamo vivendo, perché comunque lo stesso Brian ha fatto una gran partita a Istanbul, ieri non ha fatto allenamento, oggi l'abbiamo preservato un pochino, siamo senza Kelvin Martin. Non sono alibi, sono cose che mi fanno sorridere ancora di più, perché la squadra ha trovato delle energie, ha trovato una mentalità da tutti gli altri in maniera molto consistente. Poi c'è un aspetto tecnico importante. Oggi la partita era molto 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 simile a quella di Cremona, cioè cambiavano sistematici su tutto. Devo dire la verità, faccio i miei complimenti, abbiamo provato ad attaccare 3-4 volte Jefferson fronte a canestro, ha tenuto come un piccolo, sono stati molto bravi, però noi abbiamo fatto un grande passo in avanti. Con Cremona bloccavamo il pallone, la tenevamo lì, giocavamo 1-5, qui abbiamo lavorato due giorni da dopo Istanbul contro questi cambi difensivi e devo dire la verità, c'è stato veramente un miglioramento tecnico notevole. Abbiamo attaccato col lungo, abbiamo allargato gli spazi, abbiamo fatto dei blocchi di contenimento per il lato debole, abbiamo mosso la palla attaccando sia la linea di fondo, perché il lungo era fuori quindi non poteva tanto chiuderci, sia il Pigarol centrale con il lungo che saltava fino in fondo. Quindi c'è stato un miglioramento tecnico notevole e di questo da allenatore sono veramente contento. Cantù è una squadra di grande talento che poteva far canestro in tanti modi e l'ha fatto, è stata aggrappata alla partita, ha avuto due o tre situazioni in cui sono stati molto bravi. Però credo che vincere 3/4 su 4 siano molto indicativi. Poi, qui magari mi aiutate voi, boh, è talmente bello giocare a Paladosa, c'è talmente pubblico, c'è talmente un calore, c'è talmente tutto, non so perché partiamo il primo quarto così bloccati. I giocatori hanno un senso di responsabilità altissimo, vogliono fare benissimo, c'è una concentrazione pre-gara veramente molto molto alta e onestamente siamo partiti, siamo andati sotto di 12-14, non so, e non tiravamo, tiravamo male, eravamo un po' ansiosi, poi ci siamo sciolti e devo dire la verità, abbiamo fatto 30 minuti con degli errori chiaramente, con cose da migliorare, ma abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Ecco, adesso speriamo di riuscire ad approcciarci in maniera più corretta alla gara, anche perché è quello che ho detto alla fine partita, ragazzi, pubblico meraviglioso, ci ha spinto, ci ha sorretto, dai, iniziamo subito con dell'energia, anche con qualche errore di più, però senza pensare troppo, invece siamo un po' cerebrali su questa cosa. Ecco, io credo che ci siano queste, la mia grande contentezza della vittoria, perché sono due punti per la classifica importante, e giocare ogni tre giorni dopo che sei stato a Venezia e Istanbul e giocare qui non è facile. Sono molto contento dell'aspetto tecnico, perché abbiamo fatto dei miglioramenti tecnici contro una particolare difesa che ci aveva messo in difficoltà la volta prima con Cremona. Tutti hanno dato il loro apporto con grande consistenza. E in una situazione un po' di, non dico di emergenza, no, però con qualche mancanza di giocatori, qualcuno ne ha approfittato ed è stato molto bravo. Quindi speriamo di migliorare l'ultima cosa, che è quello di mettere già dal primo quarto, dalla palla 2, di avere grande energia, di avere meno timore di poter sbagliare, e poi tutto il resto veramente sono molto contento. Domande per il coach? Prego. Coach, il tuo ragionamento, diciamo che è quello che un po' volevo chiederti, è allargato anche un po' a tutta la stagione, a parte un paio di occasioni
la Virtus mostra le cose meno belle di sé proprio nei primi quarti, ogni tanto, non so se condividi la cosa, poi parte e fa il suo dovere fino in fondo, vincendo, perdendo, comunque insomma si mostra. Leggi, cataloghi questa situazione, non solo stasera, ma in generale, più come una sorta, appunto, dicevi, di blocco iniziale, oppure al contrario di una capacità di lettura della gara che poi ti permetta di migliorare? E l'ultima, una cosa, so che non ami parlare dei singoli, però la difesa di Paiola su Mitchell, proprio in post basso, onestamente è una cosa che non penso che in pochi si aspettassero, non d'anticipo, ma proprio di posizione davanti. No, io non sono completamente d'accordo su quello che dice, nel senso che noi a Venezia, secondo me, abbiamo fatto i primi 10 minuti, noi abbiamo perso 20 punti a Venezia, ho già detto sabato in conferenza, e io quando poi perdiamo evito di leggere, perché non ho voglia di leggere le robe giornali dei tifosi, e già uno c'ha le sue arrabbiature, quindi. Però insomma abbiamo preso 20 punti, e invece io da Venezia sono tornato molto più contento e consapevole un po' della nostra forza di molte altre partite, perché abbiamo fatto 10 minuti buonissimi, una grande pallacanestro contro una grande squadra, poi le rotazioni, poi non conosciamo tanto loro, poi però io credo ci siano tanti aspetti positivi, e lì siamo partiti bene. In trasferta siamo quasi sempre partiti bene, magari non come a Venezia, ma primo quarto mi sembra che abbiamo difficoltà qua. Ecco, a me più che, io credo che siano le due cose messe insieme: uno, un aspetto psicologico qui, un po' di esagerata responsabilità nei confronti di tutti, e questo è perché abbiamo dei bravissimi ragazzi che lavorano come dei matti, dando il cuore, e anche oggi credo che non si sia risparmiato nessuno fino all'ultimo secondo, e questo è un bellissimo, è una bellissima cosa. E nello stesso tempo sono abbastanza contento, non del tutto, della capacità di adattarsi un po' a quello che ci serve durante la gara. Ecco, ci ho messo 3 time out e urle clamorose che dovevamo cambiare su pick and roll con 4 laterali, sul loro gioco 4 lato, che mi ha fatto venire, mi ha mandato in bestia. Ecco, lì mi piacerebbe ci fosse un po' più di velocità nel capire, però credo che ci siamo adattati bene, e anche oggi ero abbastanza convinto che potevamo giocare bene con 2 palleggiatori messi insieme. Questo era molto importante per noi oggi, infatti l'abbiamo fatto con Taylor Cappelli. Ci ha rimesso un po' Panther, una precisazione: io nel primo quarto e secondo quarto non l'ho fatto giocare neanche all'inizio dell'intervallo, perché lui aveva preso un colpo alla mandibola e avevo capito che non poteva giocare, ma dopo ci siamo chiariti, no ma ci sono, poi dopo ha rigiocato, ecco. Però era la partita che non mi vedeva tanto in difficoltà a tenerlo giù, perché sapevo che giocare con Cappelletta e Paiola, così. Sull'aspetto di Paiola su Tony Mitchell, devo dirti la verità, non voglio fare il fenomeno, che non è da me, ma avevo pochi dubbi su questo. Avevamo preparata dove lui andava davanti, c'ha queste braccione lunghe, e lui ha una qualità che, anche se lo superano, appena quello la mette in terra, da dietro gliela tocca, questo timing nel toccare la palla. Quindi ecco, una volta abbiamo sbagliato perché dal lato debole in Baie guardava faccia a faccia il suo posto di aiutare il lob, e quello insomma potevamo far meglio, però è stato molto bravo. Altre domande? Luca, proprio per una questione di ambasce personale, chi è il migliore in campo, anche se tu non parli dei singoli? Beh, sarebbe facile dire Kravic ha fatto un partitone, io dico anche che Kravic è stato bravo, però devo anche dire che la squadra è stata molto brava a trovarlo in maniera intelligente, avevamo preparato questa cosa, oggi lo speravamo tutti che lui facesse quello che ha fatto, poi lui ha fatto particolarmente bene, però ecco, sapevamo che su quel roll, su questi cambi, ci abbiamo lavorato per 2 giorni, lui aveva veramente un grande vantaggio anche di buttargliela sopra al ferro, perché loro dopo gli stavano sopra, ha fatto un paio di schiacciate, Tony Taylor l'ha veramente innescato bene, quindi così. Però io credo che la cosa più bella
insomma, dico le banalità, però è stato vedere tutti quanti i giocatori che ci tenevano in maniera clamorosa. Ecco, volevamo vincere a tutti i costi. Non è facile, ve lo assicuro, giocare ogni tre giorni, soprattutto quando hai poi qualche mancanza, e invece tutti hanno dato il loro apporto. Quindi la squadra è stata brava a trovarlo, però siamo andati da lui, un momento siamo andati da Mbaye, a seconda anche di chi, come loro si accoppiavano, attaccavamo qualcuno in maniera particolare, e la squadra ha avuto grande dedizione in questo, e questo è un bel segnale. No, tu metti chi vuoi, no, tu no, però. Responsabilità. No, io dico che è facile dire Kravic, perché ha fatto veramente delle buone cose, però credo che Aradori ci ha trascinati nel momento difficile iniziale, credo che Tony Taylor ha fatto quei due canestri, poi che ha chiuso la partita, in Bahia ci ha fatto, cioè mi sembra che tutta la squadra sia andata su colpire al momento giusto dei giocatori, e tutti si sono esaltati all'interno di questo. Non scordiamo anche, secondo me, tanto ci ha dato i primi cambi con Paiola e Cornu, quando hanno messo veramente una pressione difensiva notevole, che ci ha fatto sciogliere da quella tensione che avevamo. Grazie Massaro. A posto. Allora, se, sperando di non essere accompagnati da questa piacevole musichetta, è appurato che non...